Ciao a tutti, io sono Martina, sono una volontaria del Gattile di Carbagnate e oggi è mercoledì, siamo mercoledì pomeriggio alle 6:30 e vi faccio questo video perché domani mattina andrò a fare il mio turno al Gattile di Carbagnate, un gatto per amico, gestito dall'associazione Amico Animale, e vi porterò con me nel mio turno. Quindi vi farò vedere la routine di un turno in gattile e a fine turno dovrò anche portare dei gatti a sterilizzare dal veterinario e ad andare a due colonie di gatti selvatici a Carbagnate per dargli da mangiare. E vi porterò con me, vi farò un po' vedere com'è la situazione, come funziona la vita in un gattile, quindi le pappe, le terapie, le pulizie, che fondamentalmente è questo, ma anche le coccole. Vi farò conoscere un po' di gatti e faccio questo disclaimer per due ragioni. Il primo è che sarò vestita da barbona, ma in gattile usiamo tantissima candeggina e una delle regole è quella di vestirsi un po' male, un po' con abiti a cui non ci si tiene, perché appunto se si sporcano fa niente. La seconda è che siamo in quarantena, quindi se mi vedete uscire di casa, andare in gattile, andare in un altro comune per portare dei gatti a sterilizzare, cioè non dico che è normale, ma nel senso è nell'attività di volontariato e quindi è come se noi stessimo lavorando. Perché un'attività primaria è dar da mangiare ai gatti, farli stare bene, fare le terapie. È caduto il telefono. E quindi sono totalmente autorizzata. Se mi fermano non incorro in multe, non incorro in sanzioni penali e quindi sono totalmente coperta. Quindi la sveglia domani è alle 7:20, ma probabilmente mi sveglierò prima perché la mia amicetta, che adesso sta dormendo, è sorda. E una cosa tipica dei gatti sordi è che la mattina, cioè la mattina, urlano sempre. Ma lei ha questo vizio di urlare alle 6, quindi probabilmente alle 6 mi sveglierò e vi porterò con me. Quindi a domani. Buongiorno dalla Lucy e dal mio tutone. Urlatrice. Adesso ti riporto in gattile, eh? Andiamo? Sono le 7:35. Stiamo andando in gattile e la prima cosa che faremo sarà salutare i gatti, andare in ufficio a leggere il registro e controllare tutti i container che i gatti stiano bene. Ma soprattutto salutare tutti. È un'operazione che facciamo ogni mattina perché se troviamo qualche gatto che sta male, arriviamo subito dal veterinario. Oggi è una bella giornata, più o meno, sì, beh dai, c'è un po' di sole. Speriamo non peggiori, dava pioggia. Siamo arrivati, c'è già qualcuno. Buongiorno, Lina. È una selvatica. Buongiorno, Sacher. Ciao, pizzettino. Ciao, Pongo. Se trovo la chiave, sarà questa. Ciao Zaccheroni, buongiorno a tutti, ciao Punghito, come state? Ciao Tommy, ciao Simba, ciao Tommy, guardate come viene accarezzato Tommy, deve fare tutto lui, ecco così, bravo, bravissimo. Allora, adesso apriamo l'ufficio, il registro. E facciamo il giro dei container. Adesso apriamo il container della Niantre. Ciao Duca! Lei era una duchessa, credevamo fosse femmina. Poi il veterinario ha visto che aveva le palline, quindi è diventato Duca. Poi, chi c'è qua? Chi c'è? Chi? Lei è Yoko. Poi tu sei Asso. Oggi vai in sterilizzazione, amore. Poi c'è Ulisse. E c'è Zafira. Che se la gode alla grande. Tutti bene? Direi di sì. Ah, ovviamente Duca può stare fuori perché è arrivato da poco e stiamo piano piano facendo l'inserimento con gli altri gatti. Lo mettiamo dentro solo di notte ormai. Adesso apriamo la nursery. Buongiorno Golia, lui invece deve stare dentro.
deve mangiare una pappa tutta sua. Poi abbiamo questi nanetti selvatici, zucchero e gomitolo, o zucchero e gomitolo, che oggi vanno in sterilizzazione pure loro e poi vengono liberati sul territorio. E poi chi c'è qua? Abbiamo Bruno, che non si vede perché è tutto nero. E dopo dobbiamo liberare nel cortiletto. Poi intanto il piazzale si sta riempiendo perché abbiamo tutti fame. C'è Isidoro! Isidoro è un selvaticone che non viene mai da noi. Ciao! E c'è anche Rocky, che respira come un carlino perché ha un buco nel palato, diciamo. Poi questo è il dormitorio dove i gatti possono entrare tramite la pascolante. Infatti è riscaldato. C'è la Karen. C'è la botticella. Ciao, Tamiret, abbiamo già visto. Ha già aperto l'infermeria, che non vi ho fatto vedere prima che ci sia sponsorizzazione di farmaci e cose. Sto aprendo il bagno per aprire l'acqua. Tutto umile. Ah, qui c'è Mariotto che deve stare diviso, che deve prendere una medicina. Adesso andiamo dalla Cleo. Ciao, Simba. Come si toglie lo zoom? Ok. Andiamo dalla Cleo, vediamo se sta bene. No, Simba. No, figliotto. Ciao, Cleo. Buongiorno, stai bene? Ciao, Cleo. Beh, sta divisa perché arriva da una famiglia che l'ha portata indietro e quindi deve reintegrarsi piano piano con i micioni. È molto tenera. Ciao, Cleo. E poi ha un'alimentazione particolare che deve seguire. Quindi non possiamo metterla nel cortilone. Cosa vuoi? Pongo reclama. Ciao, Trilli. Ciao, apriamo la cucina? Apriamo la cucina? Apriamola. Allora, adesso andiamo da mangiare. E la regola è mezza scatoletta per gatto. Quindi in cortilone ci sono 14 gatti, quindi 7 scatolette. La matematica non è un'opinione. Poi ci sono, come si gira questa cosa? Non si gira? Vabbè, ve la farò vedere così. Ci sono i cibi particolari scritti sulla lavagnetta, sempre in mezza bustina. Poi diamo da mangiare alle gabbie e iniziamo le pulizie. Adesso c'è uno dei momenti più belli di tutta la giornata e vi faccio vedere. Lui è Mariotto e deve mangiare in una ciotola particolare perché sennò butta fuori tutto, vero Mariotto? E quindi sono venuta a prendergliela. Bravo Gigio. Per dare da mangiare ai gatti nelle gabbie usiamo i piatti di plastica perché non si sa, cioè sono arrivati da poco, quindi non si sa che malattie abbiano, se hanno qualcosa, se sono sani, e quindi onde evitare usiamo i piatti usa e getta. Le sono state date, adesso buttiamo via questa roba qua. Raccogliamo i piatti, mettiamo tutto in ammollo con acqua candeggina detersivo. Come vedete non c'è più nessuno, si sono fatti i fatti loro. Il cibo avanzato ovviamente non viene buttato, lo mettiamo in un unico piattino e va in dormitorio per tutto il giorno, ma come vedete non è tanto. E niente, Karen mi saluta. Scusi? Mi sembra il caso? Ah, vuoi andare? Ma, signorina, boh, vi farò sapere dove va. Come potete vedere, c'è già chi pensa a mangiare gli avanzi. Cioè, stava mangiando, non so cosa ha visto. Bravo, Rocky, mangia tutto. Allora, ora che i gatti hanno mangiato, ho fatto il sacchetto dove buttare la plastica. Il sacchetto mio dove buttare i rifiuti. Adesso facciamo l'acqua delle palette con candeggina, perché per ogni cassetta che puliamo
la paletta va in acqua e candeggina per almeno un quarto d'ora. Facciamo l'acqua del mocio con acqua e candeggina, perché i pavimenti dei container vanno puliti, e poi si inizia a pulire. Mariotto sta ancora mangiando intanto. È lenta. Io ho il mio secchiello. Allora, quando inizio a pulire, inizio sempre dai container. Questo perché l'estate, quando fa tanto caldo, ovviamente con la porta aperta l'aria condizionata si spegne, e sono la prima cosa che si fa, perché si tiene la porta aperta, l'aria condizionata si spegne, i gatti non muoiono di caldo, di modo che poi si chiude subito la porta quando si è finito e si accende l'aria. Quindi ho preso questa abitudine di entrare, cioè iniziare dai container. Quindi si tiene aperta la porta, assicurandoci che tutti i gatti siano in gabbia o liberi. Buongiorno, sì. Si apre la finestra con un aggeggio che, ecco qua. Ok. Così i cattivi odori notturni se ne vanno. Poi vi spiego brevemente come si fa una gabbia, poi mi metto alla fine. Allora, qua abbiamo gabbia e sottogabbia. Si pulisce la cassetta e si mette da parte. Si tolgono i giornali, si sfila il sottogabbia, sia questo, che è messo pure male. Si pulisce il sottogabbia, si cambiano i giornali se necessario, si sbatte cuccia, copertina e pile, si cambia l'acqua, si rabboccano i crocchi. Sto cercando di far vedere io. Si rimase la lettiera e la gabbia è fatta. Vero Yoko? Adesso iniziamo. Vento, coccolone. Si mette il divisorio. Se no non si riesce a pulire, vero? Vero? Allora, abbiamo pulito tutte le gabbie. Le cose che non avete visto dal video sono che da una gabbia all'altra mi lavavo le mani, cambiavo le acque, controllavo i crocchi. Adesso ho spazzato per terra, ho disinfettato dove ho appoggiato le cose, ho disinfettato i separatori della gabbia e basta. Adesso si passa il mucchio e poi vado a fare il FIV, la Cleo. Lorenzo ha già fatto il cortilone, l'Alexandra ha già fatto il dormitorio, sta facendo la nursery, quindi siamo a un buon punto. Stiamo anche facendo degli esperimenti sociali e abbiamo lasciato il libro Bruno. Vediamo come si comporta questo gattone. Eh? Detto che è brutto. È bruttissimo. È orribile. A voi la pastiglia, eh? Dai, prendiamo la pastiglia. Sei contento? Bene, allora, abbiamo pulito tutto. Non ho fatto il FIV perché l'aveva già fatto Lorenzo, che sta facendo anche il cortiletto, non ho fatto anche il Mariotto, e quindi manca solo da lavare i piatti. Vediamo che succede. Senti urlare? Sì, no, ma c'era una che stava guardando Bruno proprio... Cosa stai facendo? Ehi, via, lascia lottare. Questi bulleggiamenti. La conoscenza va avanti. Io osservo. È tempo di lavare i piatti. Aspetta.
Adesso facciamo le coccole a questo micio. Ma vai tra che fa, oggi pomeriggio mi scrive. Sicuramente mi scrive. Ciao! Sei molto carino, sai. Sì. Sì, che lo sei. Ma cosa c'è? Bombolo. Che c'è? Come ho fatto a sporcarmi qua? Vabbè. Questo pezzo lo taglio, amore. Lo diciamo. Madonna, quanto pelo che perdi! Che zucci! Beh? Stand by! Sono un attimo i stambi! Ciao, ma sei bellissimo. Chissà quando potrai uscire, Gino. Prima è passato tipo 10 minuti. Approcci con la regina. Che c'è? Ha passato 10 minuti a fissare la rete. Cioè era tipo così. Così proprio. Non c'era un fantasma? Non lo so, ho guardato se ci fosse un uccellino, ma c'era solo la foglia. Che ancora mi credo. Non so se ha scambiato la foglia per un uccellino. Madonna, quanto sei bello. Ciao Rocky. L'occhietto che non chiude perché non ci vede. Ci senti? Che c'è? Non c'è niente, non c'è. Ecco. Ciao Rocky. Ciao Duca. Ciao Bonata. Sì. C'è Karen là in fondo che giudica tutti. Allora, abbiamo finito e adesso mettiamo via le palette, la spazzatura. Se vuoi ti taglio. Vai, passa, passa. E controlliamo che tutti i caloriferi siano accesi, che tutte le gabbie siano chiuse, che tutti i piatti siano lavati, che sia tutto a posto. Poi prendo i 3 gatti e li porto a sterilizzare. Ah, dobbiamo mettere via Bruno. Là. E dobbiamo aprire la bascola Golia. Allora, dopo aver controllato che sia tutto a posto, si scrive il registro, che non è altro che un quaderno dove scriviamo quello che è stato fatto nel turno e dove si danno indicazioni per il turno dopo. Quindi adesso io scriverò che Bruno è stato fatto sgambare e che porto via i 3 nani per essere sì, quelle pom e quello pizzettino, per essere sterilizzati, che tutti hanno mangiato, che le terapie sono state fatte, eccetera. Ok, abbiamo chiuso tutto, è tutto tranquillo, sto portando una delle ultime belve in macchina, andiamo a sterilizzare. Ok, giornata infinita, portati i gatti, adesso andiamo dalle colonie, delle 2 colonie dove si dà da mangiare ai micetti. Ok, siamo arrivati alla prima colonia e adesso mettiamo crocchi, pappa e acqua, che molti si dimenticano ma è una cosa importante. Ok. Chissà se riesco. No, non riesco. Vabbè. Andiamo.
poi, visto che i gatti sono 5, mettiamo 5 pappe. Ok, prima colonia cibata e andiamo alla seconda e poi abbiamo finito. Praticamente ho fatto più cose stamattina che in tutte le 3 settimane di quarantena, insomma. Sono stanca, non sono abituata. Allora, sto mettendo il cibo e in lontananza si vede un'amicetta. Vediamo se si riesce a fare... Eccola! Sto aspettando che me ne vado. Stronzetta. Vabbè, qua adesso metterò 3 scatolette perché mi ci sono solo 3 e basta. Allora, questa lunga giornata è giunta al termine, giornata, mattinata, e questa è la vita di un volontario, quindi un tipico turno mattutino con i volontari del Gattile. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se siete interessati a diventare dei volontari finita questa quarantena, potete chiamare i numeri che ci sono sul sito del Gattile, amicoanimale.it. Se siete interessati ad adottare un gatto, dovete aspettare la quarantena, alla fine, perché siamo chiusi al pubblico. Possono entrare solo i volontari. E le adozioni di solito sono sabato e domenica nel pomeriggio, dalle 3:30 in poi, fino alle 5:30 più o meno, 5. E allora, spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato un po' interessante vedere come funziona il nostro mondo di gattare. Quindi portare i gatti dal veterinario, pulirli, colonie, eccetera. Anche se questa è solo una minima parte, perché poi ci sono anche le catture dei gatti, le decisioni amministrative, eccetera, eccetera. Ma quello è tutto un'altra cosa. E niente, ci vediamo al prossimo documentario. Ciao ciao!